Ciao a tutti, bentrovati nella nostra consueta rubrica di libri. Oggi vi parlo di questo libro, che come vi dico spesso è un libro che sì, si rivolge ai ragazzi, ma che riesce a parlare universalmente a tutti. Un po' per l'espediente narrativo, il fumetto, un po' perché la storia è una storia che questo nonno non racconta soltanto a suo nipote nel testo, ma che racconta in un certo senso a tutti i lettori che sono pronti ad ascoltarlo. È la storia di Nando Tagliacozzo, che passeggiando per le strade di Roma assieme a suo nipote Daniele, si imbatte in un San Pietrino particolare, un San Pietrino dorato. Così il nipote comincia a chiedere al nonno che cos'è questo, che cosa riporta, a che cosa serve. E così parte la narrazione, una narrazione nella quale il nonno riporta alla luce anche ricordi molto dolorosi, il 16 ottobre, la deportazione degli ebrei romani, della sua stessa famiglia. Così Daniele scopre qualcosa su di sé e in un certo senso al contempo il nonno scopre qualcosa sul suo passato, ma soprattutto sul futuro della memoria.